E le cicale, 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 e la formica, ma che prosegue? Ma sì, che lo sapete, si affondate un po' nei vostri ricordi più reconditi, quelli degli anni Ottanta, tutti lì, quando si era bambinetti, piccoli bambini. Comunque, io me la ricordo, e questo significa che, vabbè, puntini puntini, questo significa niente, l'ho visto di recente, sì, allora così ho fatto qualche collegamento così per cose diciamo viste, ma in qualche altra vita sicura che hai tanto bambini, no, siamo più giovani. Comunque, scusate, sono un po' sfarfallato perché qui la situation è abbastanza inquietante, nel senso che potete vedere qui le cicale ci danno sotto perché le temperature non sono per niente miti, cosa ci sarà da dire? Comunque è la stagione sua, come direbbe qualcuno, va bene. E giugno, oggi il 30 giugno e quindi ho finito le mie letture di giugno. Giugno è andato molto bene, complice anche il mio fire che come sempre vi ho portato qua, e che rende il tutto più veloce. Non so, leggo meglio, leggo più svelta col fire, non lo so cosa vi devo dire ragazzi miei, non c'è stato altro profumo della carta, ma io vado più rapida e più spedita. E comunque, ho letto abbastanza libri, le recensioni le trovate sul canale, sono sempre senza spoiler, e mancano due libri all'appello che ho concluso nell'ultima settimana di giugno, ovvero Misteri d'Italia di Carlo Lucarelli e Flavia Luce e il diritto del campo di Cetrioli, che ho concluso ieri, del quale parleremo però nel prossimo. Comunque, oggi, scusate, qui c'è anche il vento, vabbè, rinfresca un pochino, comunque parliamo di Misteri d'Italia di Carlo Lucarelli. Volevo fare due piccole premesse. La prima, Carlo Lucarelli io lo conoscevo fino adesso soltanto di fama, quindi chiedo venia, non avevo mai letto niente di suo, so che è uno scrittore, uno sceneggiatore, un autore televisivo, uno scrittore, papà di alcuni personaggi anche televisivi, lo sappiamo appunto, e non avevo letto niente ancora di suo. Sembra veramente scandaloso. Forse avevo letto qualcosa di Coliandro, ma non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo niente. Questo libro l'ho comprato, fa parte di uno di quei libri che ho comprato e non ho mai letto. Comunque, vabbè, al di là di questo, e quindi è stata diciamo un battesimo lucarelliano, se si può dire così, nel senso che non avevo mai letto niente di suo. E il tutto è nato dalla visione di Blu Notte, perché se non lo sapete già, ma sicuramente se mi seguite su Instagram lo sapete perché ve l'ho spammata in tutti i mari, in tutti i fiumi, in tutti i laghi, su RaiPlay trovate la stagione 1999, quindi la stagione del millennio 1999 di Blu Notte, questo programma cult dove Lucarelli insieme ad altri due esperti, anzi tre, perché ce n'è uno in particolare che è assolutamente imperdibile, ovvero Silvio Bozzi della Silvio Bozzi della Scientifica di Bologna, del quale insomma subirete il fascino, diciamo così. Comunque, mi piace molto questo stile di Blu Notte dove c'è questa sigla, io parlo della stagione 99, questa sigla jazz, scaldo, poi abbiamo un'ambientazione molto casalinga per cui Lucarelli ha questa stanza, questo studio dove si muove, con questi libri gialli Mondadori, che sono tantissimi, questo computer che ci ricorda la preistoria dell'informatica, siamo nel 99. I computer sono cambiati su tutti gli schermi e niente ragazzi, comincia la storia, ovviamente parliamo di delitti, ci sono mi sembra 12 puntate, ognuno un delitto diverso, non vi voglio fare spoiler ovviamente, però si tratta di eventi delittuosi, molti dei quali rimasti risolti, dove lui però va anche alla scoperta delle città in cui si ambientano queste storie. La puntata ad esempio è dedicata al cosiddetto delitto del Trapano, che è una puntata ambientata a Genova, mi è piaciuta tantissimo della seconda, anche perché lui va appunto alla scoperta dei vicoli di Genova, stessa cosa fa con Bologna e con le altre città, quindi ha questa particolarità, Lucarelli si scatena qua la tempesta, comunque questa particolarità di raccontarci storie in maniera molto immersiva, ha uno stile che tra l'altro piacerà sicuramente agli amanti del genere mystery,
perché lui fa tanti riferimenti letterari e cinematografici, quindi ci sono tante cose da imparare seguendo Lucarelli con Blu Notte. Scebranenko, ad esempio, con uno scrittore che io non conoscevo, l'ho conosciuto, diciamo così, anche se non ho ancora letto niente, tramite appunto Blu Notte. Quindi, pagina, diciamo, delittuosa, delitti anche risolti, molti delitti purtroppo risolti, mentre Misteri d'Italia, Nuovi Misteri d'Italia, che ancora non ho letto, parliamo di gialli italiani, cioè di storie legate alla mafia, alla criminalità, alla camorra, alla criminalità organizzata in genere. Storie di pagina italiana tristissime e assolutamente, molte delle quali assolutamente inspiegate, ancora misteriose. Pensiamo ad esempio alla strage di Gioia Tauro, forse una probabile bomba che fu messa sulle rotaie, alla banda della Uno Bianca che ha terrorizzato per decenni tutta l'Emilia Romagna. Storie che io sinceramente non conoscevo in questi termini, conoscevo molto poco di quello che ho letto. Ed è molto bello lo stile di Lucarelli, che suddivide le storie in capitoli, quindi potete anche decidere di leggere un capitolo e poi di interrompere, potete leggerle in modo autonomo queste storie. Quelle che mi hanno colpito di più sono quelle che riguardano le vittime soprattutto, quindi come la povera ad esempio Graziella Campagna, che è stata uccisa a 17 anni per aver visto quello che non doveva vedere, cioè un biglietto nel pantalone di una lavanderia dove lavorava da poco. Il fratello carabiniere ancora ovviamente, ancora oggi non si dà pace, dagli anni 80 non si dà pace, e così come tante altre situazioni, giornalisti, avvocati, uomini che hanno fatto il loro dovere, servitori dello Stato, e poi ovviamente ci sono i carnefici, che a volte non lo sono direttamente, ma sono collusi talmente tanto con la criminalità organizzata da essere diventati loro stessi i mandanti. Qui si aprono anche le finestre, i mandanti di questi appunto delitti. Quindi indubbiamente vi piacerà questo stile molto cinematografico, questi continui riferimenti letterari che fa Lucarelli, non soltanto in televisione ma anche sul libro, e quindi sono strassicura che leggerò altro, leggerò Nuovi Misteri d'Italia, però vorrei anche trovare Mistero in Blu, dove ci sono proprio casi che vengono poi affrontati anche su Blu Notte, e che tra l'altro alcuni vengono anche affrontati in podcast su Giallo Criminale, un podcast del quale vi ho già parlato, vi metto comunque le info qui in descrizione, un podcast bellissimo, organizzato, gestito, strutturato, fanno tutto loro, dalla Falco Investigazioni, con Davide che è uno speaker d'eccellenza, ma soprattutto un sacco di ospiti, e quindi non so, continua questo filone misteri assolutamente inimitabile. E quindi ragazzi miei, leggete dalla banda dell'Uno Bianca, leggete di Gioia Tauro, leggete i casi, questi casi su cui non vi voglio fare grosso spoiler, perché poi alla fine leggete ad esempio quello che accade nel carcere di massima sicurezza, il probabile avvelenamento, lo zucchero, il caffè, insomma non vi voglio buttare lì degli input, perché sono storie veramente che vale la pena di leggere, perché sono storie italiane ragazzi, sono i nostri misteri italiani. E quindi non si è mai troppo poco ignoranti, si è sempre troppo ignoranti, in realtà, io in particolare, alzo la mano perché veramente di queste storie conoscevo veramente molto poco. Sicuramente, ve lo dico già, mano sul fuoco, come si diceva da ragazzini, leggerò anche Nuovi Misteri d'Italia, dove penso che si tratti anche di Ustica, no, credo che di Ustica si parli proprio in un libro a parte, sempre di Lucarelli. E poi voglio trovare Mistero in Blu, che però non c'è in ebook, e quindi penso che lo comprerò su Librarius, perché ho visto che ce l'ha. Nel frattempo continuo a visionare gli episodi di Blu Notte e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Aiuto, che spavento!